Do il mio benvenuto, il mio buongiorno all'avvocato Carlo Lago, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché, intanto la ringrazio per aver accettato il nostro invito, questa mattina parliamo di un caso, lei sta seguendo appunto uno dei suoi clienti, fa parte di quella che è stata definita dalla stampa la gang delle collanine. Allora partirei da qua, le chiederei di raccontarci i fatti, ovviamente i fatti in suo possesso. Ma sui fatti, in realtà, innanzitutto io e il mio collega Marulli seguiamo un solo indagato della questione. Sui fatti al momento si può dire veramente poco, nel senso che noi non abbiamo le carte di Malta e abbiamo pochissimo delle carte di Genova, quindi sarebbe superficiale e approssimativo parlare dei fatti, di ciò che è successo, addirittura di ciò che viene contestato. La nostra posizione è una posizione un po' particolare dal punto di vista giuridico, nel senso che si tratta di una opposizione a un mandato di arresto europeo, nel senso che al nostro assistito vengono contestati alcuni reati che avrebbe commesso a Malta e vengono contestati apparentemente anche dei reati che avrebbe commesso all'aeroporto di Milano nel momento dello sbarco da Malta. Si tratta di una situazione piuttosto confusa, ma non da un punto di vista oggettivo, ma da un punto di vista documentale, perché appunto non abbiamo le carte per poter esprimere un parere su quello che è successo. Infatti poi abbiamo letto sui giornali delle definizioni anche piuttosto particolari di questi ragazzi, non capiamo neppure da dove possano essere emerse, perché non ci sono carte da cui si possa desumere una ricostruzione del genere. Interessante la questione invece, anche se molto tecnica, spero di non annoiare, la questione del mandato d'arresto europeo, nel senso che io e il mio collega Paolo Marulli per raccontare anche ai nostri telespettatori e spiegare quello che è successo. Cioè, questo gruppo di ragazzi appunto accusati di furti di collanine, infatti sono avvenuti a Malta, così come abbiamo letto sui giornali, ne abbiamo scritto anche su primocanale.it, alcuni di furto, altri di ricettazione, e Alinate, uno di questi, il vostro assistito, è stato trovato con delle collanine e c'è adesso un mandato di arresto europeo. E proprio qui questo è... Le chiedevo di spiegarci perché è diventato un caso e che cosa significa l'estradizione in questo caso, che cosa vuol dire, cioè che cosa potrebbe accadere al vostro assistito. Il nostro assistito potrebbe essere consegnato dall'autorità giudiziaria italiana a Malta ed essere giudicato a Malta per dei fatti per cui pare essere sotto indagine anche in Italia. Dico pare essere perché la Corte, giustamente, per approfondire la questione, ha chiesto le carte anche dell'inchiesta italiana per capire che se si tratta dei medesimi fatti reato, e quindi portando quindi a un conflitto di indagini. L'altra questione interessante è che a Malta viene contestato anche a quanto pare un reato associativo, quindi un'associazione a delinquere, e in realtà che sarebbe importante, rilevante dal punto di vista della consegna a Malta, perché sarebbe a questo punto praticamente obbligatoria, però diventa importante capire cosa significa associazione a delinquere, nel senso che l'associazione a delinquere delineata dal nostro ordinamento è un'associazione stabile, preordinata, continua. L'associazione a delinquere a Malta, a quanto abbiamo capito, anche il collega Marulli si sta quotidianamente prodigando con i contatti con un collega maltese, l'associazione a delinquere a Malta è qualcosa di più simile al concorso nel reato, cioè mettersi d'accordo per commettere un reato. Quindi anche qui la Corte, devo dire in maniera molto opportuna, ha chiesto all'autorità maltesi non solo tutta la documentazione relativa al caso, ma anche un chiarimento sul concetto di conspiracy, che sarebbe la loro associazione a delinquere. E in questo senso direi che lo scenario è molto aperto. Il ragazzo ovviamente sta seguendo con apprensione
i fatti e stiamo cercando in tutte le maniere di far emergere quella che è non solo la verità dei fatti, ma anche la verità giuridica, perché si rischia di fare una confusione sugli istituti di due ordinamenti italiano e un ordinamento straniero, e ne pagherebbe le conseguenze un ragazzo che, invece che essere giudicato come secondo noi il nostro diritto nel proprio paese, rischierebbe di essere giudicato a Malta con tutte le difficoltà giuridiche, linguistiche e ambientali del caso. Assolutamente. Avvocato, chiudo con questa domanda. Il 5 luglio ci sarà la prossima udienza, dunque adesso che cosa accadrà? Dunque, la prossima udienza innanzitutto potremmo essere un pochino più precisi dal punto di vista dei fatti, nel senso che per ora si è fatta molta... una ricostruzione secondo me molto non voglio dire fantasiosa, ma una ricostruzione molto spinta dei fatti, perché non abbiamo i documenti. La Corte, ripeto, opportunamente ha chiesto tutta la documentazione sia a chi indaga in Italia sia a chi indaga a Malta e i chiarimenti giuridici del caso. Quindi a questo punto ci potrebbe essere una decisione sulla consegna o meno del nostro assistito all'autorità giudiziaria maltese, cosa che il nostro studio sta cercando di evitare in ogni modo, perché a nostro parere ci sono tutti i presupposti giuridici e fattuali per tenere il nostro assistito in Italia per essere giudicato, e anche secondo noi per ricomporre un po' una questione che sta diventando un po' più grande di quello che potrebbe essere, perché viene collegata anche a altre questioni, ad altre fattispecie che assolutamente non risultano collegati a precedenti, da cui che non emergono assolutamente negli atti. Quindi bisogna stare molto attenti in questa fase, perché è una questione molto delicata sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista della ricostruzione documentale della vicenda. Io la ringrazio, avvocato Lago. Io ringrazio a lei voi. Buon lavoro, grazie. Buona per giornata, averci grazie. Spiegato questo caso. Grazie.